Bentrovati con TG Architettura, luogo chiave dell'aggregazione giovanile e della street culture, lo skate park diventa un elemento in grado di caratterizzare il paesaggio urbano. Siamo in Belgio, dove l'artista coreano Ko Jeong ha progettato lo skate park Otro per il Centro Internazionale per l'Arte e il Paesaggio dell'isola Vasivière. La struttura è realizzata in cemento e se nella forma ovoidale nei tunnel che collegano le diverse coppe situate sul percorso ricorda altri skate park, la sua particolarità è il calare del sole e il fatto che diventa verde fosforescente grazie alla pittura che ne copre le pareti. È scomparso lo scorso 28 gennaio Alessandro Anselmi, architetto romano, figura di spicco del panorama nazionale. Il progettista aveva 78 anni, è stato professore di composizione architettonica prima alla Sapienza di Roma, poi a Roma 3. Tra le sue opere il Palazzo dello Sport di Firenze, i nuovi uffici della Camera dei Deputati, ma anche l'Archivio di Stato di Firenze. Ha lavorato anche all'estero per l'ampliamento dell'Hotel de Ville di Saint-Denis. Il settore del project financing è quello su cui si punta per rilanciare la spesa delle infrastrutture in Italia, ma purtroppo nel 2012 ha subito una flessione importante. In base ai dati Union Camere e Cresme, il project financing nello scorso anno è passato da 13,3 miliardi che erano nel 2011 agli 8,7, con una flessione del 34,7%. Sono gli svizzeri Rafa, gli autori delle torri solari termiche attualmente in costruzione nel deserto del Mojave, in California, parte di una rivoluzionaria centrale termica a base solare. L'impianto è costituito da tre torri solari elettriche installate al centro di un sistema di 173.500 eliostati che funzionano da specchi riflettenti e rotanti per concentrare i raggi sul ricevitore solare che è posto in cima alla torre a 160 metri di altezza. Il termine dei lavori è previsto nel 2013, l'impianto fornirà, pensate, energia elettrica a più di 140.000 abitazioni.